destinati a museo della cantieristica. Triangolare di beneficenza ieri al Vito Simone Veneziani di Monopoli per raccogliere fondi a favore di Amatrice. Per noi c'era Domenico Di Carlo. Ricostruiamo. E oltre 17.000 euro raccolti sono decisamente una buona base di partenza per la ricostruzione di una scuola da Amatrice. Obiettivo della raccolta fondi abbinata alla triangolare di solidarietà tenutosi ieri al Veneziani tra una rappresentativa di giornalisti RAI, una rappresentativa dell'Agenzia del Demanio, organizzatrice, e la Nazionale dei Sindaci. Il risultato del campo non conta, ovviamente l'aspetto più importante sono i fondi raccolti per una terra martoriata e bisognosa non di parole ma di fatti concreti, ergo soldi. Abbiamo già raccolto stasera 16.500 euro che si aggiungono a 17.000 euro che avevamo già raccolto in un precedente incontro. Io davvero ringrazio il Comune di Monopoli per averci supportato in questa organizzazione, il sindaco in particolare e tutti gli amministratori. Io arrivo da Longarone, che è poi il paese del Vajont, che ha avuto 1.910 vittime il 9 ottobre del 1963, quindi sicuramente io comprendo questo. Infatti il mio comune ogni qualvolta accade un disastro siamo sempre presenti e cerchiamo di dare anche nel nostro piccolo una mano. Quello che serve è il ringraziamento al dottor Capobianco, all'Agenzia del Demanio, alla Nazionale Italiana Sindaci e Giornalisti, perché credo che iniziative come queste fanno bene nel senso che sono iniziative che mettono in evidenza soprattutto l'idea che gli italiani sono un popolo altruista che guarda agli altri. Abbiamo già fatto altre iniziative benefiche per Amatrice, speriamo di raccogliere il maggior numero di fondi possibili qui a Monopoli. Noi oltretutto qui siamo venuti con le telecamere di Rai Sport quest'anno per seguire anche di Lega Pro con il Foggia, anche altre volte, dunque uno splendido stadio, fa un po' caldo, ma insomma l'importante appunto è cercare di raccogliere fondi per Amatrice.